Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e in questo nuovo Acquisti Manga. Il quarto Acquisti Manga di agosto 2021, come sempre ci aspetta una settimana ricchissima di manga. Tra le nuove uscite e il recupero che ho fatto c'è tanto da andare a vedere. Come sempre abbiamo anche il pacco proveniente direttamente da Manga.io e vi ricordo che utilizzando il mio codice sconto che è STEB riceverete il 5% di sconto in fase d'acquisto. Nel caso ringrazio tutti quelli che stanno usando il mio codice, grazie veramente per il supporto. Direi proprio di partire dalle nuove uscite di questa settimana, quindi dal pacco di Manga.io. E vi anticipo già che gran parte di queste uscite purtroppo non sono riuscito a leggerle, perché appunto nei recuperi che vedrete dopo nel video ho recuperato una serie e ho letto praticamente solo quella serie e mi ha tenuto così tanto incollato alle pagine che non riuscivo a leggere altro. Direi proprio di iniziare dal pacco di Manga.io e quindi con le nuove uscite di questa settimana e di iniziare da Star Comics. Il primo manga che troviamo è il volume numero 98 di One Piece in questo bundle speciale che contiene appunto il volume 98 con questa sovracopertina che è affiancato con il volume 99 andrà a comporre una copertina intera. Eccolo qui il bundle aperto, il prezzo è di 6,90 euro. Questa copertina del 98 è molto carina e all'interno appunto di questo bundle, oltre al volume 98, sarà presente anche una card con raffigurante appunto One Piece con 30 giorni di Crunchyroll Premium gratis e la prima parte del poster che sarà completo appunto quando prenderete anche il volume 99. Tantissime sorprese per questo numero 98 di One Piece e ormai ci avviciniamo anche al volume numero 100. Sempre per Star Comics questa settimana abbiamo il volume numero 14 di Dragon Ball Super e in omaggio con questo volume numero 14 è presente anche lo Shikishi di Toyotaro, Shikishi speciale che appunto raffigura Goku. Questa saga di Dragon Ball Super siamo ancora nella saga di Moro, personalmente non mi ha fatto impazzire, ormai in Giappone siamo già nella prossima saga, non ho così tante aspettative, però vediamo cosa ci riserverà in futuro. Il prossimo volume invece di Star Comics è un manga shoujo e vi sto parlando del terzo volume di Living Room Matsunaga-san. Che dire di questa serie? Il primo volume non mi aveva colpito così tanto, il volume numero 2 secondo me è stato deludente. Vediamo che cosa riserverà questo volume numero 3. Ha un punto a favore questo manga che sono i suoi disegni e la sua scorrevolezza. Sicuramente un manga leggerissimo da leggere che può servire per staccare da delle letture che sono più difficili, ma non so, non ho visto del potenziale così grande, ma comunque lo continuerò fino alla fine o almeno fino ai numeri che sono però usciti in Giappone. Restando sempre in tema shoujo per Star Comics troviamo il volume numero 5 di Mars, a mio parere veramente un ottimo manga shoujo e sono contentissimo che Star Comics abbia portato questa nuova edizione. Secondo me certe volte è un po' troppo drammatico o almeno punta troppo sul drammatico e con questo la storia soprattutto con i volumi 4 e 3 risultava abbastanza pesante. Ho già dato un'occhiata a questo volume numero 5, che comunque finirò di leggere subito dopo questo video. Comunque Mars è un ottimo shoujo. Ho buonissime aspettative anche per la parte finale di questo manga e spero che non mi deluda. Vi ricordo che in totale saranno 8 volumi. Se volete appunto un ottimo shoujo con una nuova edizione appena iniziata, vi consiglio appunto Mars. Sempre rimanendo in tema shoujo, troviamo il volume numero 28 di Iona, la principessa scarlatta. Anche questa copertina fantastica, sia il davanti che il dietro. Io non l'ho recuperato da poco, quindi sono ancora indietro con la lettura, quindi non posso darvi un parere su questo volume 28. Vi ricordo che in Giappone siamo al volume numero 36. Direi ora di passare a J-pop, dove troviamo il volume numero 6 di Tokyo Revengers, volume attesissimo, dato che ora Tokyo Revengers è stato spostato mensile. Ottimo volume come sempre, Tokyo Revengers si riconferma un gran manga. Per ora, che piaccia o meno, è inutile negare che questi primi 6 volumi sono stati ad un livello alto, sia di impostazione generale della storia, sia a livello di disegni. È un manga che ha gettato veramente delle ottime basi, che sicuramente queste basi verranno approfondite in futuro. Ha tutte le carte, secondo me, per creare una grandissima storia. In Giappone, come sapete, sta avendo un successo clamoroso, anche dai video dei manga più venduti che porto, dato che è sempre primo. Sicuramente si andrà a contendere il titolo del manga più venduto di questo 2021, per ora è un manga che stupisce e continua a stupire. Il prossimo volume di J-pop è invece l'ultimo volume, cioè il volume numero 11 di Girl from the Other Side, volume anche questo attesissimo, dato che questo è un finale di un manga che in Italia è super letto. È un finale su cui ho buone aspettative, anzi ho ottime aspettative, dato che il volume numero 10 ci aveva lasciato con quel colpo di scena finale che non faceva intendere se la storia potesse chiudersi in un modo buono o in un modo cattivo. Vedendo questa copertina poi le mie aspettative salgono ulteriormente, perché anche dalla copertina non si capisce. Mi raccomando, se qualcuno di voi l'avesse letto, non faccia spoiler nei commenti, mi faccia solo sapere se l'opera vi è piaciuta o meno. Come sempre poi con manga
io vi faccio vedere le card di Jujutsu Kaisen. Questa è quella 9 su 9 con Sukuna e quella 8 su 9 invece con Panda. Vi ricordo che queste card ve le daranno ogni volta che spendete 20 euro su Mangayo. Oltre ad essere delle bellissime card in collaborazione con Crunchyroll, vi danno appunto 30 giorni di Crunchyroll Premium. Il prossimo manga che troviamo di J-Pop è il volume numero 7 della Via del Grembiule. Purtroppo un volume che ho trovato noioso, come ho trovato anche il volume numero 6. Continuando a storie autoconclusive senza una vera e propria trama, un pochino alla fine il manga si va a perdere. Alcuni capitoli sono stati sì divertenti, ma non ispirati come i capitoli nei primi volumi, e anche su questo ne risente appunto questo volume numero 7. Ormai con questo volume siamo in pari con il Giappone, quindi il prossimo volume lo vedremo tra un bel po' di tempo. Non so cosa aspettarmi dal volume numero 8, ma credo che l'autore continui su questa modalità, quindi storie autoconclusive senza nessuna trama. Anche qui l'unica nota positiva è che per leggere un volume ci vogliono 5-10 minuti. Il prossimo manga di J-Pop è il volume numero 9 di Comic Can't Communicate. Questo invece è un manga che continua sempre bene per ogni volume, anche se certe volte ci piazza delle storie autoconclusive, c'è una vera e propria trama. Il manga si sta evolvendo bene con tutti i personaggi che ha presentato, soprattutto l'evoluzione di Komi per ora è realizzata molto bene, come anche quella di Tadano. Sono molto soddisfatto da Comic Can't Communicate, per ora sono stati 9 volumi veramente ottimi. Uno slice of life che ha praticamente tutto, fa ridere alle parti sentimentali, anche da alcune parti più profonde. Anche questo in Giappone è arrivato a un bel numero di volumi, infatti ha superato i 20 volumi, ma se continua su questa strada può solo che migliorare ancora. Il prossimo volume di J-Pop è un volume che devo ancora leggere ed è il secondo volume di Violence Action. Il primo volume mi era piaciuto, infatti ho deciso di dare una chance anche al volume numero 2. Disegni realizzati bene, parti profondi mischiati a parti splatter. Poi le recensioni all'estero dicono che diventi ancora più bello andando avanti con i volumi. Vi ricordo che è arrivato a 6 volumi per ora in Giappone. Ha un buon potenziale e speriamo che non deluda nessuno. Nel caso fatemi sapere se avete letto questo volume numero 2. Il prossimo volume di J-Pop è uno di quelli che aspettavo di più. Infatti vi sto parlando di Osaka 1945 di Osamu Tezuka, che fa parte dell'Osamushi Collection, prezzo sempre di 15 euro, che parla del dopoguerra in Giappone nel 1945, dopo che Osaka ha subito appunto i raid aerei. È un manga autobiografico, dato che Tezuka ha vissuto questi avvenimenti in prima persona. Sono sicuro che sarà una lettura meravigliosa, toccante e profonda. Non vedo l'ora di leggerlo. Il prossimo manga di J-Pop che troviamo è il volume numero 2 dei Diari della Speziale, manga seinen di cui ho fatto anche la recensione sul canale. In caso qualcuno fosse interessato a questo manga, avesse qualche dubbio, vi consiglio di guardare quella recensione, perché sono in pari io con le scan. A mio parere questa è una delle migliori uscite del 2021, quindi mi raccomando, non fatevela scappare. Questa settimana, sempre per J-Pop, ho recuperato con Mangayo il volume unico di Junji Ito, Circo e altre storie. Io non avevo questo volume unico di Junji Ito e, dato che sto cercando di recuperare tutte le sue opere portate qui in Italia, mi sono deciso di recuperarlo. Poi leggere Junji Ito è sempre fantastico, è un autore incredibile, sono curiosissimo di leggerlo. E poi queste nuove edizioni portate dalla J-Pop per i manga di Junji Ito sono bellissime, sia le costine che la copertina. Ci tengo sempre a ricordare che Manga gli ospiti c'è tutti i suoi manga nella bustina protettiva giusta per il manga che ordinate. Il pacco che vi arriverà è un pacco pieno di pluriball, di carta che vi proteggerà i manga che saranno immobilizzati, non si muoverà niente, la spedizione ci impiega veramente pochissimo e l'imballaggio è perfetto. Come sempre, per ogni pacco vi verrà data anche la cartolina di Yo-chan, questa volta in versione estiva. Per Magic Press poi questa settimana è uscito il volume numero 5 di Skip Beat, uno degli shoujo a mio parere più belli in circolazione. Se ancora non l'avete recuperato, mi raccomando, fatelo. Sono più di 45 volumi, ma fidatevi che Skip Beat è uno dei migliori manga shoujo, quindi deve essere letto. Io tantissime volte ancora non ci credo che Magic Press sia riuscito ad accaparrarsi Skip Beat e portarlo in Italia. Sono felicissimo per questo e spero che tantissime persone lo prenderanno. Per ora siamo ancora al volume numero 5, quindi sono pochi volumi. Il costo di ogni volume è di 6,50 euro. Passiamo poi a Dinit, dove troviamo il volume numero 3 di Mingo in versione variant solo per l'Italia. Manga appunto di Peppe, mangaka italiano che ha pubblicato Mingo appunto in Giappone. Quindi grandissimi complimenti a Peppe. Nel caso qualcuno volesse recuperarlo, il prezzo è di 12,90 euro per ogni volume. Questa settimana poi, sempre con Mangayo, ho recuperato i volumi che mi mancavano di Shonan Junegumi, che erano il volume numero 2, il volume numero 3, il 4 e il volume numero 5. Adesso mi manca solo un volume, che è il volume numero 9, che recupererò sicuramente settimana prossima. Passiamo ora a Planet Manga, dove non ci sono nuove uscite di questa settimana, ma ci sono delle ristampe. Inizialmente la ristampa numero
3 di Un Marzo da Leoni, copertina bellissima con Momo-chan, e il volume numero 4, Quanto sono contento che la Planet abbia fatto la ristampa di Un Marzo da Leoni. Chika Umino è una grandissima mangaka, mi raccomando, recuperate Un Marzo da Leoni, guardate l'anime, leggete il manga, è un'opera fantastica che riuscirà a toccarvi ogni vostra corda e riuscirà a farvi emozionare tantissimo. Il prossimo volume di Planet Manga, poi il volume numero 15 di We Never Learn, volume che è uscito settimana scorsa ma mi sono dimenticato di prendere, volume che attendevo perché gli ultimi volumi di We Never Learn sono stati ottimi, la trama e comunque la storia ha preso un'impostazione diversa dalla storia che ci aveva raccontato finora, è diventata anche più profonda aggiungendo dei flashback importanti per due personaggi, e come vedo dalla copertina di questo volume numero 15 credo che ci sarà un flashback o comunque un'analisi approfondita per i personaggi che vediamo in copertina. In Giappone si è concluso da poco con 21 volumi, quindi anche qui in Italia non manca tantissimo per la fine di We Never Learn. Passiamo poi ai recuperi che ho fatto questa settimana non contando manga yo. Prima di tutto ho recuperato l'ultima serie che mi mancava di Inuyasano, adesso ho tutte le sue opere, ho preso tutti i volumi disponibili e vi sto parlando di Dead Demons, Dead Destruction. Vi mostro velocemente anche le copertine perché meritano, sono delle copertine bellissime, questa è l'1, purtroppo il 2 e il 3 sono sold out, quindi il 4, 5, 6, 7, 8 e il volume numero 9. Con il pacco di Mangayo abbiamo anche l'ultimo volume uscito di Dead Demons, Dead Destruction, che è il volume numero 10. Prima però di dirvi i pareri su quest'opera, dato che ho letto tutti i volumi appunto che sono usciti, vi faccio vedere l'unico prodotto di questa settimana dal reparto Giappone di Mangayo, che lo potete ancora trovare appunto sul loro sito nel reparto Giappone, il costo è di 69,90€. Vi sto parlando della limited edition di Dead Demons, Dead Destruction, con il volume numero 11 più all'interno la maglia speciale appunto dell'opera. Vi faccio vedere volume numero 11 in anteprima, questo è il davanti e questo è il dietro, edizione giapponese, anche questa curatissima e pregiatissima, è ruvida al tatto, e troviamo appunto anche la maglia che vi ricordo che ha una taglia unica e si potrà solo prendere con questo bando speciale in edizione limitata. Eccola qui, una maglia veramente ma veramente fantastica, troppo bella, appunto con in copertina le nostre due protagoniste, un bundle veramente fantastico. Se siete amanti di Asano o di Dead Demons, Dead Destruction, non potete farvelo scappare. Parlando del manga, è un manga veramente assurdo, ha potenziale per diventare la miglior opera d'Asano, ha tutto, ha parti politiche, ha parti soprannaturali, parti fantascientifiche, parti sentimentali, disegni da togliere il fiato, hanno complessità dietro ogni personaggio incredibile, ogni personaggio viene analizzato in un modo proprio, soprattutto ha una trama che è innovativa e con mille colpi di scena. Quando io ho letto il volume numero 10 ero veramente scioccato, è uno dei manga seinen ovviamente migliori in corso in questo momento, sono contentissimo di averlo recuperato e vi dico già che è diventata la mia seconda opera preferita di Asano, dietro per ora a Pun Pun, che per chi non lo sapesse è il mio manga preferito in assoluto. Per non farci mancare nulla di Asano, ho anche recuperato questa settimana il suo primo artbook, ho preso appunto l'edizione tedesca perché non trovavo quella italiana, ma è un'edizione molto pregiata, il costo è di circa 20€, l'ho preso su Amazon, le illustrazioni sono bellissime, comprende le illustrazioni di Asano che vanno dal 2006 al 2010, troviamo anche il primo capitolo di Pun Pun a colori, è un artbook fantastico che consiglio a tutti i fan appunto di Inuyasano. E per concludere questo acquisti manga, ho recuperato dal libraccio di Milano due serie shoujo, la prima era C'era una volta in Giappone, completa in tre volumi di Yuwa Tase, questo è il volume numero 1, il volume numero 2 e il volume numero 3 di Yuwa Tase, avevo già letto Sakuragari, pubblicato appunto su una rivista Josei che trattava di temi molto molto delicati e approfonditi, questo è un manga shoujo ma dalle recensioni che ho letto, infatti prima di comprarlo io mi sono documentato, ho letto che trattandosi di una miniserie è una buona opera. Il tratto poi di Yuwa Tase mi piace tantissimo, anche dalla copertina lo potete ammirare, secondo me nel panorama shoujo è uno dei più belli, nell'usato si trovano sempre offerte. E la seconda serie shoujo che ho recuperato è invece Global Garden, completa in 8 volumi, questo è il volume numero 1, il 2, il 3, il 4, il 5, 6, 7 e il volume conclusivo che è il volume numero 8. Perché ho deciso di prendere Global Garden? Semplicemente perché è un manga dell'autrice di Proteggi la mia terra. Purtroppo Proteggi la mia terra è introvabile, non si trova nessuna edizione se non a prezzi esorbitanti. Anche su questo buone aspettative e vi farò sapere sicuramente il mio parere. Quindi per questo video acquisti manga è tutto, se il video ti è piaciuto metti mi piace, lascia un commento con i tuoi acquisti della settimana e se segui qualcuno dei manga che ti ho mostrato in questo video. Per i nuovi iscrivetevi al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video.